mattone, dovevano chiamarla sta roba. Wow wow wow. Posso tirarmi indietro? Sono caduto nel trappolone, non ho idea di cosa sia. Ragazzi, sono Mocio ed oggi sono a Catania per assaggiare tutto lo street food che questa città meravigliosa, devo dire, ad offrire. Sono appena tornato dall'Etna Comics, dove ho fatto una scorpacciata di tutto quello che era disponibile da mangiare agli stand. È uscito un video riguardo, andate a vederlo sul canale se ve lo siete persi. Sono strapieno e mi hanno consigliato di andare a Castell'Ursino a prendermi un bel mandarinetto digestivo. Chi sono io per mettere in dubbio la parola di Catania? Let's go! Tamarindo, raga, con limone, acqua, poi viene mischiato fortissimo in un cucchiaio che fa lo schiumetta. Vediamo, dicono sia super digestivo, l'ideale per iniziare il nostro street food tour. Buonissimo, sento un sacco il limone, super digestivo in effetti, mamma mia che bello. Mi hanno anche insegnato di lasciarlo un pochino, farsi aggiungere il bicarbonato, poi giù che diventa un super digestivo. Secondo me abbiamo fatto fin troppo, andiamo a mangiare cavallo. Ok raga, mi hanno consigliato un posto in via Plebiscito, quindi ora si va. Che bella Catania di sera, mamma mia. Non sono da solo. È la prima volta che Pietro e anche tu. Eh sì. Mangerete carne. No, non la prima volta, ma che mangio la caricola a Catania. Allora, raga, menù super mille cose. Ma ci siamo concentrati sulla carne di cavallo. Quindi ho preso bistecca di cavallo, polpette di cavallo, involtini, stigliole, così faccio il paragone con quelli di Palermo. E insomma, tutta roba alla brace. Let's go. Antipastone misto e poi si mangia. Come al solito sono caduto nel trappolone degli antipasti a buffet. Ho fatto cagare. Però tu hai quel peperoncione lì che dopo voglio prendere. Antipastoni misti, non so cos'è, non ho idea di cosa sia. Lungo ripieno di carne. Ah sì? Mamma mia che bello. Non voglio smontarmi da un morso. Potrebbe finire malissimo già gli antipasti. Questo è mega buono, mega buono. Ho preso anche una parmigiana e solite cose. Marco mi ha appena dato mezzo del suo peperone ripieno. Cioè, se non è amore questo, ditemi voi quale altro gesto può rappresentare lo sforzo di un uomo verso un altro. Buono, sa di fatto in casa, buonissimo. Visto che non avevamo abbastanza di antipasti, abbiamo pure ordinato un'insalata. Pomodori, ricotta, cipolla, non era necessaria. Prendiamo cipolletta, ricotta, pomodorino. Non è solo cibo. Mai! Mamma mia. All'improvviso il delirio, è arrivato tutto. Allora, partirei dall'involtino, che dovrebbe essere ai funghi. Dovrebbe, perché non lo riconosco dall'esterno. Buono, mi aspettavo un po' più di piccantino, dire la verità. Però c'è questo predominio di brace che mi sta facendo volare, sì, sì, e sì, mi entusiasma, sì, mi entusiasma. Tanto con questa panatura che viene cotta sulla brace, che è una roba strana, funziona molto bene, ma mi lancio sulla polpetta di cavallo, che è meravigliosa, prezzemolo. Anche qui c'è questo strato di bruciacchiatura che mi entusiasma. Niente, la consistenza in realtà è un po' scioglievole, fantastica, è morbidissima. Non saprei come descriverla, quasi una spuma. Contrastone con la bruscata della griglia, un sapore super vero. Assaggino di filetto di cavallo. Tenerissimo. Raga, la consistenza è pazzesca, tenerissimo. Tra l'altro il filetto devo dire che è anche un po' meno cavalloso come sapore. Spinge un po' di meno della bistecca, lo trovo molto più equilibrato. Ma la consistenza è pazzesca, cioè, si scioglie totalmente. Polpetta al pistacchio, polpetta di cavallo ripiena di questo Philadelphia pistacchio, può essere? Bistecca di cavallo. Qui le bistecchine più sottile. Questa è più grezza, pazzesca la bistecchina di cavallo. Questa è bella tosta. Stigliola e cipollata. Si chiama? Cipollotto. Cipollino. Un cipollotto avvolto nella pancetta. Poteva essere un po' più cotta qua, in effetti. Ma mi piace tantissimo che è una manata di cipollotto. In realtà col dolce della pancetta ci sta un botto. E anche con l'affumicato che smorza un po'. Però è violentissimo. Che questo bel piattino di quelli, l'alito, ce ne ripariamo tra una settimana. Stigliola. Tanto qui avvolta in... cosa sono questi? Dovrebbe essere gambo di prezzemolo avvolto con il budello di agnello. Questa è veramente hardcore. Questa è violenta. Cerco di fare ordine nel mio piatto, ci vediamo dopo. Si conclude così nella penombra l'esperienza del cavallo alla brace. Stiamo affrontando un cammino per espiare i nostri peccati. Sì, e non credo ne usciremo innocenti. Ci vediamo domani mattina con forse dalla granita. Ragazzi, il sole splende alto questa mattina a Catania. Mi sono già fatto uno seltz limone e sale, super refreshing. E ora si va a far colazione, granita e cipolline. Allora ragazzi, sono da Savia, davanti a un bancone che voi non potete capire, ed ora granitina e cipollina. Mi hanno detto anche di assaggiare l'arancino. Posso tirarmi indietro? Allora ragazzi,
ragazzi, nel frattempo ho trovato Alessio e suo padre Giuseppe che mi accompagnano in questa colazione da Savia. Abbiamo ordinato granita, arancino, purtroppo la cipollina è dopo le 12, quindi dovrò trovare un'alternativa, ma ho fiducia. Eccola qui, granita con la brioche, ovviamente mica che scherziamo. Ho preso mandorla, consistenza super cremosa, pazzesca, e andiamo ad assaggiarla. Chiedo ovviamente aiuto ad Alessio perché si mangia in un certo modo, cioè, la granita, immagino. A parte che ci sono diverse teorie, scuole di pensiero. È come immaginavo, perché è tutto così. Perché c'è chi toglie il tubo. Io personalmente vado sul classico togliendo il tubo. Ok, primo qui, ok, poi mangiamo. Non capisco, va strappato un pezzetto di brioche, continua. Ma alcuni, oltre a questo, sono all'interno e mettono la granita all'interno. Però questa è una cosa un po' estrema. Poi diciamo, man mano vai a strappare e mangi insieme. E poi mangi. Va bene, ci provo. Chiedo già scusa all'associazione granite di Catania se non sono capace di mangiare, ma vado di brioche. Bellissima che ha questo zucchero sopra, così a granelli, profumo pazzesco. Cheers. Raga, gusto mandorla pazzesco. In effetti è granulosa, ma non è gelatosa, è granita, però all'aspetto sembra cremosa, ma in realtà non è pesante. Sa di confetti, spettacolare. Tra l'altro la brioche notevole, morbidissima, dolce il giusto, perché in realtà la granita poi è già di per sé bella dolce. Pazzesca. Granita andata pazzesca, raga. Devo dire anche più leggera di quanto pensassi. Mi aspettavo di essere più, invece, bella fresca. Ma è tempo dell'arancino, che, occhio, perché anche qui c'è una scuola di pensiero. Io vedendo la forma lo mangerei così. E invece upside down, perché la forma conica in questa parte fa sì che mangiandolo non si sfaldi. Così sostengono i ragazzi di Catania. Chi siamo noi per contraddire? Quindi proviamoci. Wow. In effetti non è ragù, ma più pezzi di carne. Mamma mia, bellissimo. In effetti, dopo aver assaggiato quello palermitano, è un'altra cosa, non c'entra nulla. Anche perché qui non c'è il zafferano. In alcuni posti lo metto. Qua non c'è. Guardalo qua. La carne è tipo a pezzettoni, non macinata. È buonissimo. È veramente buono. Super consigliato anche qui. Ed in effetti, guarda un po', non si è distrutto. Quindi il trick di mangiarlo sotto sopra è confermato. Mi sono spostato di 10 metri, anzi forse meno 5 metri, siamo da Spinella, perché non c'era la cipollina da Savia, quindi siamo venuti per provarla. Ormai ce l'ho in testa che devo assaggiare la cipollina e quindi l'assaggiamo. Volevamo la cipollina e la cipollina è arrivata. Mattone dovevano chiamarla sta roba. Pasta sfoglia devastante con mozzarella, pomodoro, cipolla e prosciutto. La sfoglia è bellissima, cotta molto bene. Mamma mia. Ragazzi, questa roba è fotonica. È un parente, secondo me, del rustico leccese. C'è una dolcezza della cipolla che è una... strepitosa, raga. È pazzesca. Penso la cipollina sia proprio tipo sotto aceto, perché c'è un po' di quel dolce e acetoso, in realtà, di contrasto, che è spettacolare. Mamma mia. Per ora la cosa più buona che ho assaggiato. Devastante, senza senso. Colazione alquanto impegnativa, raga. Ora vado a Etna Comics a prendere una pausa, direi. Ma ho ancora da assaggiare crespelle, panini, un po' di cose. Iris fritto, mi hanno detto. Forse quello me lo tengo per domani. Ma ora si va ad Etna Comics e poi continuiamo col giro dello street food di Catania. Tanta roba per adesso. Allora, raga, seconda giornata di Etna Comics finita. Ora si va a mangiare qualcosa con i gentlemen. Poi panino notturno, super classico cadere. Allora, lasciate i gentlemen a bere. Non so se li rivedrò domani, ma ora si va a mangiare il panino a lungomare. Let's fucking go. Allora, non sono da solo, ma ci sono i ragazzi che mi porteranno a mangiare un panino tipico di Catania. Il camion dei panini. Fantastico. Allora, tradizione del panino. Lo so che il panino non lo vedete perché è completamente coperto di patatine. Abbiamo preso un panino con fetta di cavallo, formaggio, funghi, parmigiana, tabasco, maionese e melanzane sotto, per non farci mancare nulla. Quindi in realtà, prima di mangiare il panino, devo scavare per togliere le patatine. L'antipasto del panino sono le patatine. Anche lasciare due patatine da mordere insieme, io sono un grande fan di questa cosa. Però, in effetti, metterle sopra e mangiarle come antipasto è una figata. Attenzione, perché provo a mordere. Io sono un grande fan di questi panini, perché in realtà sfamano la tua voglia, proprio i tuoi appetiti più primordiali. Se quando hai la fame è proprio quella da schifo, tu prendi un panino, ci butti le cose più dispare, non te ne frega niente, perché vuoi soltanto soddisfare la tua voglia, la tua fame, il tuo desiderio. Quindi ti lascio pure le patatine e vado così. Sono totalmente sporco. No,
Giustamente si è spenta la luce perché i ragazzi vogliono anche andare a casa a una certa ora. Noi siamo qui a soddisfare certe cose, certi appetiti selvaggi, ma loro... La parmigiana nel panino è una grande invenzione. Devo farlo più spesso. Ora, ci abbandoniamo al piacere notturno di questo panino e noi ci rivediamo domani mattina che andiamo a mangiare le ultime cosette di colazione e poi abbiamo finito il nostro street food tour di Catania. Ultimo giorno a Catania, ragazzi. Sono ancora in Piazza Duomo. Questa mattina vado da Prestipino, che mi hanno consigliato, per assaggiare l'iris fritto, che dovrebbe essere una sorta di krafen, però impanato, fritto, non ho ben capito. Vado ad assaggiarlo perché ho grandi aspettative. Poi vado alla ricerca del mercato del pesce, che mi hanno detto che è un'altra chicchetta qui a Catania. E poi concludiamo questo fantastico street food tour devastante. Sono da Prestipino, ragazzi, e ho preso l'iris fritto, come vi ho detto, che è la quintessenza della colazione. Peso specifico devastante. Penso sia proprio l'impasto della brioche, dovrebbe essere, insomma, fritto ripieno di crema. In questo caso c'era anche pistacchio, cioccolato, ma io ho svoltato su crema. Insomma, ad aprirlo perché mi sa di bomba incredibile. È un po' più un craven, ma ha una panatura più croccante all'esterno ed è devastante. Dentro la crema è una sorta di pasticcera chantilly pazzesco, perché sapete, io vivo di queste cose. La cremosità contrastata da questa croccantezza estrema lo rende una bomba. Buonissimo, raga. Mi sono lasciato convincere, ragazzi, ad assaggiare la granita al pistacchio, ovviamente con la brioche. Come sempre, aspetto gelatoso per questa granita. Andiamo a vedere se spodesterà mandorla dalle mie preferenze. Non lo so. Brioche, vederla così mi piaceva più quella di sabbia, eh? Questa non ha neanche la granella di zucchero sopra. Non so se poi è giusto che sia così. Comunque tolgo il tuppo e mi cintuppo. Buona. Però questa mi dà più l'idea di gelato. Non so se dipende dal pistacchio in sé. Comunque molto buono. Da Piazza del Duomo giri un angolo e sei subito alla pescheria di Catania, ragazzi. Pieno di chioschetti, di bancarelle che vendono pesce freschissimo. Vediamo se troviamo qualcosa da assaggiare sul momento. Lo strichetta non mi dispiacerebbe. Non mi dispiacerebbe. Delle alici marinate, prezzemolo, olio, eccetera eccetera. Adesso me le mangio al volo. Sono riuscito a mettermi in un angolo pazzesco. Mega buona. Dopo un bel iris fritto, due alicette ed è subito pescaria. Vediamo se trovo qualcos'altro. Eccoci qua, ragazzi, ostrichette, pepe, limone, tabasco e si vola. Si vola. Questa è la colazione dei campioni, ragazzi. Mamma mia, raga, aperta al momento, super carnose e poi io odoro il tabasco, l'ostica, pazzesca. Questo è il sapore del mare, è gigante. Ultima, adoro la colazione di mare. Ragazzi, si conclude qui il mio street food tour di Catania. Qui alla pescheria non voglio togliermi il sapore delle ostriche dalla bocca. Tanta roba Catania, ragazzi, veramente ho assaggiato cose pazzesche, super diverse tra di loro, dai dolci al salato, al pesce. Avete visto la carne di cavallo, sapori super decisi, belli, veri, divertenti, un po' come Catania, no? Ho assaggiato il senza limone e sale, il tamarindo, la cipollina, ragazzi, che era pazzesca, sono rimasto impressionato. E poi questa cultura della carne di cavallo, della brace, di queste cose veramente concrete, oserei definirle. Ora, conclusa la mia colazione con delle ostriche, finisco la mia giornata a Latin Comics e poi si torna a Milano. Ma non preoccupatevi, perché si riparte presto per nuove avventure. Io vi ringrazio per essere stati con me in questo video. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirmi su Instagram. Sono MocioHF. Noi ci vediamo, spero, presto a Catania ancora e in giro per l'Italia. See ya!